e benvenuti in questa nuova fantastica puntata del TG Giallorosso. Gianluca Di Marzio negli spogliatoi dell'US Catanzaro. Tanti anni dopo, dove suo padre accarezzava i suoi calciatori come fossero figli prediletti. Per tutti sapeva trovare il ritmo giusto nell'autostima, esaltandola al massimo del potenziale. Così costruì una formazione capace per 2 anni consecutivi di battersi ai massimi livelli. Nel 74-75 l'impresa fu sfiorata e sfumata nello spareggio perso a Terni contro il Verona. Nel 75-76 centrò la promozione in Serie A e il Catanzaro salì per la seconda volta sull'Olimpo, nel tempio del calcio magico nazionale. Ah, quante emozioni! Questa è la panchina dove papà ha allenato 74, 75, 76 e poi anche nell'88-89, portando il Catanzaro in Serie A. Poi salvandolo in B, stadio dedicato a Nicola Ceravolo, che era il presidente di quella storica promozione in Serie A. Piccine zio suo pielone, quando brotta un pallone, l'attaccante le mapone! È davvero sempre emozionante per me tornare negli stadi dove papà ha allenato, dove ha scritto la storia. Qui a Catanzaro ha scritto la storia, il Catanzaro di Palanca, di Ranieri, Brota, che prima ha perso uno spareggio a Terni contro il Verona e poi invece l'anno dopo vinse il campionato a Reggio Emilia e la città impazzì, ci fu addirittura una canzone di rindindà, il Catanzaro in Serie A. E adesso Catanzaro è in Lega Pro, ma è stata una squadra davvero fortissima e quest'anno l'ambizione è quella di tornare dove merita, ovvero almeno in Serie B. Io sono qui oggi, poi alle 18 all'auditorium FGC, parleremo del mio libro, chiaramente di papà, con tanti amici, tanti personaggi che l'hanno conosciuto. Si chiama solo a sé, due uomini, avanza in area, trattenuto, tiro al palo, posizione ristabilita in classifica generale. Una punizione affidata al Catanzaro, avanza Palanca, ultimo minuto di gioco, apertura per arbitrio, area di rigore, entra adesso arbitrio, Travertone, Nemo, in prota, rete! Gianni Di Marzio! Noi, io parlo dell'epoca nostra, la tifoseria e la squadra, più innanzitutto il vertice, il presidente Ceravolo, le Scuderi, è stata la vera storia del Catanzaro. Quindi qua è un fatto inequivocabile, perché lì ci eravamo responsabilizzati tutti, dal presidente unico e indimenticabile, Scuderi, a finire al dottore Martino, al grande nostro massaggiatore, non lo possiamo, ma sì, non grande Martino, sì, lo so che ieri sera veramente un grande, ecco, ti stavo dicendo. E quindi praticamente anche la tifoseria era responsabilizzata, voglio dire, da noi tutti, quindi eravamo compatti. Quando si dice andiamo in ritiro, oggi non puoi andare più in ritiro, certo, perché non li vedi tutti con le cuffie, tutti con questi tatuaggi, tutti con gli iPad nelle mani, che ritiri sono? Ma dico, chiederlo a te, che sei un napoletano, è una cosa scontata, ma in effetti hai provato un'emozione, una commozione nel sentire quell'abbraccio di ieri, che ti dico la verità, in un certo senso ha anche sorpreso me, perché quanti sessantenni o settantenni si potevano trovare ieri sera? Quindi questi erano anche i figli di quelli, esatto, quindi vuol dire che effettivamente
quel periodo è stato significativo, se ne è parlato. Io sono sempre identificato in giro per l'Italia, dove vado. Ma è un libro che racconta quello che oggi è diventato forse più interessante del calcio giocato, perché la gente per strada, negli aeroporti, nelle stazioni, negli alberghi, qui non mi chiede più domenica o sabato Inter Roma se gioca Lukaku o chi gioca al posto di Brozovic, vuole sapere se Skriniar va al Paris Saint-Germain o se Leao nel Milan rinnova o tra un anno chi arriva, tra due anni chi resta. Oggi l'attenzione del tifoso è più concentrata al domani che non al presente, e quindi ho voluto scrivere ormai 2 anni fa, ma il libro è ancora molto attuale. Ho voluto raccontare quello che è un mondo veramente pazzo, e io ne sono protagonista anche se indiretto. E poi nel libro parlo anche di papà, perché ci sono alcune storie nelle quali papà mi diceva di dare una notizia, invece me la volevo tenere, insomma tante cose anche personali. E poi al di là del libro sono molto orgoglioso di essere qui a Catanzaro, perché i muri parlano di quanto papà fece qui in 2 anni diversi, in 2 stagioni diverse, quindi dopo tanti anni sono veramente felice di essere qui a Catanzaro, e credo che lo sia anche lui. Quello che io ho provato a Catanzaro, che ripetersi dopo quella famosa annata dove abbiamo perso lo spareggio a Terni con il Verona, perché quello in effetti è come se fosse stata una promozione, solo che eravamo arrivati a pari punti e quindi uno doveva andare su, e ripetersi l'anno successivo era difficilissimo. Questa squadra di Catanzaro di allora, adesso senza ritornare a farci un tuffo nel passato, questi sono fatti che ci devono servire per il presente e per il futuro, per quelli che ci ascoltano anche nelle case e per i giovani calciatori di oggi. Quel gruppo del Catanzaro ancora oggi si frequenta. Ranieri, che è stato poi sostanzialmente il leader di quel gruppo, con Cilipo, con Banelli, con Pellizzaro, con Paolo Bran, quindi si incontrano tutte le estati, fanno proprio come se fosse un summit, evidentemente anche con le famiglie, sono rimasti compatti, e se non c'è la compattezza non si vince mai. Noi facciamo l'allenamento a vincere mentalmente, certo. Quindi dovevamo stare sempre assatanati, sempre vogliosi, noi dovevamo trovare tutti gli espedienti per vincere le partite. Guardate che Gianni Di Marzio non era solo un caricatore, io caratterialmente parlando, io l'ho visto per la prima volta con cronometro in mano che faceva testi di Cooper e roba del genere, sovrapposizioni, giochi sulle fasce, stare in difesa e poi proiettarsi con contropiedi micidiali in avanti, insomma sfruttare al meglio le energie che la società ti ha dato per svolgere un campionato, insomma queste sono tutte cose che hai introdotto tatticamente e tecnicamente Gianni Di Marzio a Catanzaro. D'altra parte, Fabio, non si poteva vincere se non c'erano tutte queste componenti nel minestrone generale, nel canestro, e questo vale anche per quello che era la costruzione della squadra, nella compatibilità dei vari calciatori, quello alto, quello basso, certo. Palanca rapido, svelto con il trequartista in prota che ti dava la palla gol alla Kakà, tanto per intenderci, ecco, alla prima punta fisica che sul gioco aereo avevi bisogno di avere un rapporto diciamo anche atletico e anche di urto nella zona centrale, e poi gli esterni che venivano avanti, oggi li chiamano gli esterni bassi, io dico i terzini che venivano sulle sovrapposizioni sulle fasce laterali, e avere poi in mezzo a campo i Doberman. Noi per esempio Paolo Braga lo trasformammo veramente, dico lo trasformammo perché poi si fece trasformare, lo trasformammo veramente in un cagnaccio a centrocampo, in un vero leader, un vero playmaker, che oggi se tu mi fai un nome in Italia non ci sta, dovevo andare a cercare Pirlo sul piano estetico, ma Braga era un Pirlo, ma nello stesso tempo era considerato anche un Vidal, tanto per intenderci, di questi che marcano e vanno anche avanti. Quindi eravamo riusciti veramente a fare, e tutto questo però il pubblico era compartecipe. Sono degli anni bellissimi anni che ci rimangono veramente nel cuore. Quelli di ieri ci devono dare sempre la forza oggi di rinsaldarci, di ritrovarci, per far sì che il Catanzaro possa risorgere e ritornare al più presto in Serie A. Gianluca, il tuo calciomercato è l'originale. In questo libro quanto dici di originale?
No, è tutto originale, sembra un romanzo, perché a leggere alcune storie, alcuni episodi, alcuni particolari si potrebbe pensare a qualcosa di fantasioso. In realtà sono tutti racconti veri, estrapolati da testimonianze dirette di tutti i personaggi del mondo del calcio che io conosco e che nel periodo del Covid chiamai a uno dicendo: iniziate a pensare a tutto quello di più particolare, di più incredibile, di più divertente, di più sorprendente, di più originale che avete vissuto nelle vostre trattative. Ci pensate, ci sentiamo magari tra qualche giorno e mi raccontate. Ho raccolto un 150 testimonianze, tutte registrate nel mio telefonino, e da lì poi ho cercato di unirle, di creare un po' un filo conduttore nel libro, e devo dire che nessuno ha poi smentito i racconti presenti all'interno del libro, e quindi è tutto assolutamente vero, tant'è che è una casa di produzione internazionale ha acquisito già i diritti per farne una docuserie che già ha iniziato a girare, e quindi il calciomercato, come dicevo prima, è un qualcosa che oggi va anche un po', secondo me, studiato, analizzato. Molte donne dicono: ma perché il mio fidanzato, mio marito guardano alle 11 con la trasmissione? Ecco, nel libro c'è la spiegazione. Senti, quanto c'è di Catanzaro nella tua formazione calcistica? Allora, c'è nei ricordi di mio papà, c'è nella canzoncina di Rindindì, di Rindindà, sotto la guida di Di Marzio ritorneremo in Serie A, perché papà me la cantava da piccolino, perché lui ha sempre avuto chiaramente un debole per Catanzaro, perché i ricordi di quegli anni, perché poi la cosa bella di quella squadra non fu soltanto vincere quel campionato l'anno dopo averlo perso con uno spareggio, ma il fatto di essere comunque sempre rimasti uniti nel tempo. È vero, si ritrovavano ogni anno con Claudio Ranieri, che sento spesso, con Gianni Improta, che è qui, con Banelli, con tutti i ragazzi di quella squadra, si sono sempre ritrovati, e quando oggi si parla di gruppi, no, di spogliatoi, ecco, quella era veramente una squadra di ragazzi che si volevano bene, e quindi l'allenatore di quella squadra me ne parlava come un esempio di unione, e quindi credo che, insomma, sia la testimonianza più bella che possa esserci in eterno per questa città. Possiamo strappare una promessa di una presentazione tua del Catanzaro per il prossimo anno, dopo quella del Cosenza di quest'anno? Allora, io vado dove mi invitano, chiaramente, quindi se il Catanzaro avrà piacere di avermi per la presentazione, se mi inviterà, io assolutamente risponderò presente, come ho fatto con il Cosenza, come ho fatto con il Cittadella, come ho fatto con il Catania. Poi nelle città dove papà ha allenato non dico neanche ci penso, rispondo subito di sì, e quindi se il Catanzaro riterrà opportuno un giorno, l'anno prossimo, quando vorrà di avvalersi della mia persona qui, della mia passione, di un Di Marzio comunque di nuovo al Ceravolo. Oggi comunque sono lo stesso, ho ringraziato il Catanzaro perché mi hanno comunque aperto il Ceravolo, sono entrato, mi sono seduto su quella panchina, ho rivisto lo stadio, la curva, e quindi comunque sono tornato, ma spero di tornarci in veste magari ufficiale, a disposizione. Iano Laferla a Catanzaro per presentare il libro di Gianluca Di Marzio sul mercato. Il mercato è anche il tuo regno. Grazie. Allora, Iano Laferla è a Catanzaro anche perché è di Catanzaro, e questo l'ho sempre portato con orgoglio. Questo appuntamento l'avevamo già concordato con Gianluca di presentare il suo libro, poi ci sono stati dei fattori, soprattutto miei personali, di salute, che hanno dovuto costringerci a rimandare il tutto, e ora siamo riusciti a identificare solo questa data, perché gli unici giorni in cui c'è il riposo della Serie A, Serie B, Serie C, dove sappiamo che Gianluca ormai è impegnato su tutti i fronti come uomo di punta di Sky, ma direi non solo di Sky, ma del giornalismo calcistico italiano, e quindi abbiamo individuato questa data, e mi sembrava doveroso ci fosse un omaggio a Gianni Di Marzio anche da parte della città di Catanzaro, perché è stato l'indimenticabile mister della seconda promozione in Serie A, e come dico io, il creatore di quel gruppo che a quasi 50 anni di distanza ancora oggi si ritrova durante le vacanze natalizie o nel mese di luglio per trascorrere le giornate insieme. E quindi, cioè, in un'epoca senza tecnologia, senza ausili, diciamo,
di telefonici o di video, dico, cioè lui ha creato quello che ha creato. Secondo me è stato, io l'ho definito buonariamente, facendogli un complimento, un Mourinho napoletano degli anni 70. Lui ha vinto non con la squadra più forte, ha vinto perché ha fatto il gruppo, ha vinto perché ha gestito mediaticamente tutto alla grande, ha vinto perché era presente con i club, era presente con i tifosi, la sua guasconeria, il suo modo di gestire, con lui non dimentichiamolo, si sono consacrati giocatori come Adriano Banelli, Gianni Improta e Palanca. Gianni Improta, la presentazione del libro di Gianluca Di Marzio, per ricordare un grande mister venuto meno prematuramente, Gianni Di Marzio. È stato uno dei miei mister, quello che forse mi ha dato di più, nel senso che mi ha fatto capire cosa significa avere un rapporto diretto con l'allenatore. Lui mi riteneva indispensabile, questo è poco ma sicuro, sono degli aneddoti molto carini, belli. Mi faceva giocare anche se magari ero tramortito, ecco, quindi dicendo questo ho detto quello che lui provava nei confronti di Gianni Improta calciatore, e poi è normale che c'è stato un rapporto di amicizia che è durata sempre, questa amicizia non si è mai, come dire, dissolta nel tempo come succede in altri casi. E quando ho saputo della notizia, sinceramente penso che un po' a tutti avrà fatto lo stesso effetto che ho provato io. Abbiamo perso veramente un amico, una persona che con poco risolveva i problemi, si adattava, non disperava mai, insomma. E poi per il Catanzaro Calcio è stato quello che ha dato il là ad una seconda promozione, ricordate tutti come la ottenemmo, insomma. Gianni Di Marzio è la storia per il Catanzaro, io ho fatto parte di questa storia e ne sono onorato, lusingato. E lo devo a lui, perché lui mi ha voluto a tutti i costi a Catanzaro, anche se potevo continuare a giocare in Serie A, ma lui mi disse no, devi venire con me in B, dobbiamo vincere a Catanzaro, e io l'ho seguito. Gianni, stasera si parla di mercato e calciomercato, situazioni cambiate rispetto ai vostri tempi, quando ad un ceravolo serviva, bastava una stretta di mano. È vero, sai benissimo che all'epoca effettivamente bastava solo la stretta di mano. Io posso dire, nel mio rapporto con l'avvocato Ceravolo, io ho sempre firmato in bianco, non ho mai messo cifre sul contratto che mi hanno legato al Catanzaro, ci pensava l'avvocato. E questo significa il rapporto e appunto i momenti di situazioni di mercato dell'epoca, vale a dire non è più come oggi che il giorno dopo aver firmato un contratto vuoi allungarlo, vuoi di più, e insomma si parla solo di soldi, di tanti soldi in maniera spropositata. Ecco, forse la stretta di mano dell'epoca significava anche che non c'erano tanti soldi come adesso. Oggi la situazione sembra che sia sfuggita di mano e le società stanno soffrendo non poco, buttando soldi a destra e a manca, cose che potrebbero evitare e far sì che il calcio potesse vivere diciamo, momenti migliori, diversi all'interno delle società, all'interno delle tifoserie, perché poi le tifoserie vengono coinvolte in questo marasma generale, nel senso che si spende troppo e spendendo troppo poi si pretende troppo. E quelli erano gli anni ruggenti del calcio italiano, erano gli anni dei Rivera, erano gli anni dei Mazzola, erano gli anni dei Corsi, erano gli anni dei Facchetti, per cui avevamo a che incontrare squadre prestigiose con dei grossissimi nomi, e d'altra parte noi poverini eravamo costretti a fare la Serie A che non potemmo comprare. Io avrei preferito
avevamo chiesto, avevamo anche trattato Clerici, avevamo chiesto Morini dal Milan, purtroppo invece le nostre possibilità economiche ci costrinsero ad accontentarci solo dei Boccolini, degli Sperotto e niente, non è che questi potevano fare differenza e potevano aiutarci a restare in Serie A, però nonostante tutto questo riuscimmo a fare un grossissimo girone d'andata, come hai detto, vincendo a Roma con la Lazio. Anche quella fu evidentemente proprio una tappa determinante in senso negativo per noi, perché forse la squadra, non avendo quella maturità giusta, si esaltò al punto che poi ebbe un po' di superficialità. A Roma, Catanzaro batte Lazio 1-0. La classifica al comando con 25 punti, la Juventus e il Torino. Il Torino non cede di un centimetro. 3-1 al Catanzaro, sempre più in pericolo. Una gara che non ci è riuscita magari così come una delle migliori, questo è vero. C'era un po' di svogliatezza così che è capitata d'improvviso e non c'è una spiegazione ben precisa. Così si è espresso Gigi Radice dopo Torino-Catanzaro. Una partita il cui risultato ha rispettato il pronostico, ma che non è stata per i campioni d'Italia la passeggiata che si poteva immaginare. Catanzaro 2, Cesena 2. Al 12esimo va in vantaggio il Cesena con Palese di testa su passaggio di Palanca. Al 18esimo raddoppia Piangerelli pure di testa. Al 38esimo per il Catanzaro segna in Prota. E al 44esimo il Catanzaro pareggia con Sperotto su passaggio di Banelli. Evidentemente pagammo, però poi ci riprendemmo subito e ci giocammo la retrocessione, purtroppo a Milano, a San Siro, contro il Milan, che anche allora lottava con noi per la retrocessione, ed era morso tua vita mea, e quindi era come il gigante Golia contro il Catanzaro. Infatti ricordo benissimo arbitro Menicucci, che purtroppo capitò, anzi incappò in una giornata per lui molto sfortunata, perché si mise in condizioni proprio di recriminare moltissimo, e quindi contro questo Milan davanti a 80.000 spettatori che sostennero questo grosso club a non retrocedere nei nostri confronti, perdemmo, e perdemmo malamente, anche un risultato molto, molto striminzito, e purtroppo retrocedemmo alla penultima giornata. Papà davvero delle pietre miliari della sua carriera calcistica, ma direi della sua vita, e il mio unico rimpianto è di essere stato troppo piccolo quando papà portò il Catanzaro in Serie A, perché era nato da un anno, e quindi ho vissuto dei suoi racconti, dei suoi ricordi, e lui tante volte nell'elogiarmi quel gruppo, poi come raccontava Iano, è un gruppo che si è ritrovato, è stato l'unica squadra, l'unico gruppo che nell'arco di 50 anni ha continuato sempre a rivedersi, a ritrovarsi, è stato poi citato da Claudio un po' come esempio, no, dell'Eister, e questo davvero ha rappresentato per papà la squadra. No, avevo annunciato la tua presenza per avere l'effetto sorpresa. Sono contento che sia qui e che sia lui l'allenatore del Catanzaro, perché è stato uno dei tanti giocatori che papà ha avuto, ma hanno sempre avuto un bellissimo rapporto a gran distanza, e quindi so che papà è felice di avere un Catanzaro con Vincenzo in panchina. Lo conosco da bambino, Gianni, quindi no, io dico due parole perché me lo sento proprio dal cuore, perché comunque è stata una persona che diciamo, sono degli allenatori che poi lasciano qualche cosa dentro ogni giocatore. Lui trattava, diciamo, i giocatori come se erano dei figli, aveva una gestione particolare dello spogliatoio, era uno che sembrava sanguigno, però nello stesso tempo aveva un cuore molto molto grande. Tant'è vero che io con lui sono stato sei mesi, però mi sono rimasto legato fino alla fine, perché ogni anno lui
mi chiamava, mi diceva com'è la situazione, mi chiedeva come andavano le cose, mi ha anche dato tanti consigli per quanto riguarda le scelte da fare durante il discorso della mia carriera. Quindi ero molto legato, nonostante pensare con sei mesi che ero stato lungo. Questo fa capire effettivamente che tipo di legame poteva avere lui con i giocatori. E allo stesso tempo io, come dicevo prima, ho cercato di rubarlo questo aspetto qui, perché poi ne ho avuti tanti di allenatori, tanti nella mia carriera calcistica, però poi bisogna andare a vedere chi è quello che veramente ti è entrato dentro, credo che ti ha lasciato qualcosa, e lui è stato uno di questi. Ringrazio Vincenzo e Ian, grazie per questa occasione che mi hai dato di essere qui. Grazie a te per averla accolto con entusiasmo, con piacere, nonostante i tuoi tantissimi impegni, come sappiamo, infatti, però a me anche questa mi ha dato una spinta in più, nonostante tutto, per organizzare, essendo ci solo questa data, devo farlo perché ho colto anche nel reggimento, ti ripeto, a parte l'invito del vicinato. L'uomo dice che ci sono. Allora, di solito i regali non si regalano, però io ho detto a Riccardo, ho detto, siccome io ho, ecco, questo non sono, potrò avere mille difetti, ma non sono preso un posto, però peggio me lo riconosco, mi medesimo sempre nella parte altrui, e penso che a parte invertite aver cioè è più giusto che lo abbiate lunga per l'applicare, un applauso. Allora, intanto mi ha regalato questo libro, i regali non si regalano, però ho detto è più giusto che lo abbia Gianluca, piuttosto che ce l'ha. Ah, va benissimo, grazie. È questo. Quindi, Riccardo, visto che ci sei, sei più vicino di loro, puoi raccontare velocemente, che poi possiamo, la battuta che hai subito dal giornalista del Corrisportivo subito dopo che c'è questo libro, l'uomo vincente, dedicato a Gianni Di Marzio. In realtà il libro era pronto e dovevamo appunto distribuirlo nell'edicolo delle librerie. Successe che il Catanzaro, dopo la vittoria contro la Lazio all'Olimpico 1-0 con il gol di Michele, se non sbaglio, perse sei giornate consecutive, per sei partite consecutive, e quindi praticamente io ero un veterano che era l'editore, non avevamo possibilità di lanciarlo perché ci sarà un insuccesso, chi se lo conta. Io ho speso tanti soldi, diceva lui, ma io non ho preso niente, dicevo io. E quindi c'erano tutte queste situazioni un po' particolari. Se non che Elio Domeniconi, che era del Sportivo, ci suggerì di cambiare il titolo in L'uomo perdente. Noi non accettammo questa provocazione, poi le cose andarono meglio e insomma il libro venne distribuito ed è stato un piccolo omaggio a Gianni Di Marzio, che era una persona veramente eccezionale. Oggi, mentre eravamo a pranzo, Gianni Nota mi ha raccontato come è diventato giocatore del Catanzaro, e quindi evidentemente c'era un DNA di calciomercato originale nel sangue, perché Gianni mi raccontava che era tornato alla Sampdoria da un prestito all'Avellino e era fatto molto bene, lo voleva in Verona in Serie A, e però anche papà lo voleva più a Catanzaro, solo che Catanzaro in Serie B, Catanzaro in B, Verona A, chiaro, Gianni era tentato proprio ad andare al Verona, e papà a sua insaputa, quindi senza concordarla con lui, mise in giro la voce in tutto il mondo del calcio che Gianni Prota era infortunato,
perché stava male. Quindi tutti nel mondo del calcio sapevano che il pilota stava male. E loro cominciavano a prendere le informazioni e dicevano: ma sta male, è fortunato. E quindi loro non lo prese più per questa diceria, per questa voce che papà riuscì a mettere in giro tutte le persone che conosceva, senza rilanciare, che poi una furbata, una delata, giù. Quindi qua alla fine lui dice: in quel caso lui non ti prese più, e quindi lui ha cercato di dire Catanzaro, fu poi una svolta anche con la carriera di Gianni, perché in settembre lui segnò il gol della promozione, poi è stata poi sicuramente la svolta. Catanzaro è rimasta nel suo cuore, perché ha vinto sei campionati, un giocatore di invece per quella pensata, per quella giocata che papà fece in maniera molto divertente, tant'è che poi anche prima mi raccontava Gianni che il presidente del Verona poi lo contattò qualche mese dopo e dice: ma veramente stava male, veramente stava bene. Quindi, alla fine però quelle erano le cose particolari. Non potevo non esserci per due motivi. Il primo è l'amicizia che mi lega Iano La Perla da ragazzino, la anticipa Iano. Un'amicizia che mi manda ai tempi appunto dei tifosi, della curva, delle trasferte, delle bandiere, di quella che è un po' una sorta di educazione sentimentale che riguarda molta parte della nostra città, perché il connubio speciale che lega Catanzaro a Catanzaro si alimenta e resiste nel tempo, nonostante, come tutti sappiamo, questi anni non siano stati sempre fortunati, a parte una breve parentesi che ricordo con tanto piacere. Però insomma, lo stadio resta ancora un luogo di formazione, di educazione, di socializzazione in questa città, perché il legame con Catanzaro ha resistito a tutto. Io ricordo, dicevo, in questo piccolissimo scambio di battute che ha preceduto all'inizio di questa chiacchierata, credo 5-6 anni, una sera mi chiama mia madre e mi dice: viene Di Marzio a cena. Torna papà con Di Marzio, ed era come erano i miei supereroi. I miei supereroi non erano Superman, altro, i miei supereroi erano in pro, non è Sabalì, è Di Marzio. E ho questo ricordo con le fotografie, con l'album della figurina, con Di Marzio che cenava da noi. In questo credo che Diana abbia colto forse quella che è stata una delle caratteristiche principali di Marzio allenatore, questa grande capacità di creare un'empatia fortissima con la città, di essere un grande motivatore, non credo solo per i giocatori, ma anche proprio per tutto l'ambiente. E quindi, insomma, essendo poi da lì nata una passione fortissima per il calcio, per il Catanzaro, che per me restano due cose inseparabili, cioè un conto del Catanzaro e un conto del calcio, sono due cose totalmente diverse. Ho vissuto tanti anni a Firenze, sono andato a vedere tante volte partite anche di Champions League, ma niente di paragonabile all'emozione che mi dà la mia squadra con chiunque giochi. Restano due cose diverse e sono molto contento di averti conosciuto oggi, di averti qua. Mi hai detto che sono tanti anni che ti mancavi da Catanzaro, penso che tutto porti a una tua presenza più continua. Me lo auguro, significherebbe anche che tutte le cose vanno bene. E poi con Tato mi incrocio quasi ogni giorno, prima di diventare sindaco ogni giorno, adesso diventa in via Poemi, e vorrei dire che commenteremo anche le cose che accadono, che speriamo siano cose importanti per Catanzaro. In fin dei conti, se quello che ho detto è vero, se il connubio tra la città e la squadra è un connubio fondamentale, credo che se ritorna l'entusiasmo per la squadra, ritorna anche l'entusiasmo per la città. Ognuno c'è il suo compito. Buon proseguimento, buon lavoro. Grazie. Faremo di tutto per restarci, l'esperienza serve a qualche cosa, credo io, e noi abbiamo delle idee abbastanza chiare per impiantare una squadra
da poterci rimanere. Naturalmente nel calcio non è che tu dici fai questo e poi ottieni. Il calcio è per esempio quell'attività imprendibile e non sai cosa ti succede, ma ad ogni modo faremo di tutto per restarci.